Buonasera e benvenuti a questa consueta puntata di Giallo Toscana. Questa sera ci occuperemo di tre casi, tutti molto importanti. Fra pochi istanti partiremo con, lo ricorderete, la vicenda dei resti umani ritrovati nelle valigie in un campo di fronte al carcere di Solicciano. C'è una persona in carcere accusata di quel duplice omicidio di due coniugi albanesi, ma le novità riguardano soprattutto il fatto che ci sono anche due nuovi indagati. Uno è il fratello di Elona Calescia, l'ex fidanzata del figlio delle vittime, Taulant Pascio, anch'egli però indagato per questa terribile, diciamo, storia di sangue. Poi notizie, aggiornamenti sulla storia di un imprenditore di Quarrata, in provincia di Pistoia, che è detenuto a Santo Domingo con l'accusa di essere stato il mandante insieme alla compagna dell'omicidio di un'amica di questa donna. E lui si difende dicendo che è completamente all'oscuro della vicenda. Cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Infine ci sono novità molto importanti sul caso dell'imprenditore di origine aretina, Davide Pecorelli, che con ogni probabilità deceduto in Albania, carbonizzato all'interno della sua auto che aveva preso a noleggio, spunta anche l'ipotesi del suicidio. Ma partiamo subito con il caso dei resti umani nelle valigie, con tutto l'aggiornamento che ci presenta in apertura di trasmissione Rachele Campi. Taulant resta in carcere. Il figlio dei coniugi Pascio, uccisi e trovati a pezzi in quattro valigie tra la Fipilì e la casa circondariale di Sollicciano, deve ancora scontare la sua pena nel cantone di Argau. La Svizzera procederà con l'estradizione solo quando il procedimento, che lo vede coinvolto per il reato di furto e violazione di domicilio, sarà definito. È uno dei pochi punti fermi che abbiamo in questa vicenda, che conta tre indagati. Oltre al 33enne c'è la sua ex fidanzata Elona Calescia, in carcere con l'accusa di omicidio in concorso, e suo fratello Denis. Secondo fonti investigative, il PM Ornella Galeotti avrebbe ascoltato solo Elona, che, raccontano i suoi avvocati, è provata dalla situazione e sorpresa per il coinvolgimento nelle indagini del fratello. Vorrebbe parlare. Adesso è più difficile trattenerla, dice il suo legale Federico Febbo, che nei giorni passati le ha consigliato di avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa di una data, quella del 22 febbraio, quando verrà conferito l'incarico ai consulenti tecnici per gli esami scientifici irripetibili sulle valigie e sul materiale utilizzato per imballare i corpi. Tutto per cercare impronte e DNA, esami ancora più delicati se si considera il luogo dove sono state trovate le valigie con i corpi di Teuta e Spetin Pascio e il tempo trascorso dal delitto. I coniugi sarebbero scomparsi infatti il 1° e il 2 novembre 2015, giorno in cui Taulant era uscito dal carcere di Sollicciano per questioni di droga. Si cerca il movente per queste morti violente, un dato che non lascia indifferenti alla gravidanza di Elona, interrotta volontariamente una settimana prima che Taulant nel 2015 uscisse dal carcere. Di chi era quel figlio? Poteva averlo concepito con Taulant durante la detenzione, magari nell'area verde dove è possibile per alcuni detenuti tenere colloqui, oppure era il frutto di un'altra relazione? I coniugi Pascio, che erano in Italia da diversi giorni, potevano essere venuti a conoscenza che Elona era incinta? Vitore, una delle sorelle di Taulant, aveva dichiarato ai carabinieri di una conversazione avvenuta con la madre, che le diceva di non vedere l'ora di parlare con Taulant e di rivelargli alcune cose sulla fidanzata e che avrebbe dovuto scegliere tra la ragazza e la sua famiglia. Insomma, la situazione si sta complicando con scenari particolari. Avete sentito dal servizio di Rachele Campi che si parla di questi due indagati, si parla di una gravidanza di Elona Calescia. Insomma, ci sono delle varie situazioni. Io saluto gli ospiti di Giallo Toscana. Intanto in studio l'avvocato Massimiliano Manzo. Buonasera Buonasera Massimiliano. Vittorio, buonasera ai nostri spettatori. E il primo dei due collegamenti con i quali ci occuperemo di questo caso è con Giuseppe Alessandri, diciamo esperto in criminologia, scrittore, giornalista. Buonasera, professore. Buonasera Vittorio. Ciao Giuseppe, buonasera. Allora, Ciao Alessandro. Massimiliano, ora andiamo subito con Giuseppe. Massimiliano, si sta complicando un po' questa Si sta situazione? complicando, devo dire, Vittorio, tu lo dici da tempo, è sempre più
sempre più un giallo, sempre più intrigante questo caso così efferato, ma allo stesso tempo così difficile anche da dipanare. Si è detto, devo dire, sei stato il primo, ma poi ti siamo venuti tutti dietro, che era molto difficile che la ragazza o comunque la persona che può essere indiziata nella prima fase abbia fatto tutto da sola. Questo era una cosa che mi sembrava si fosse sottolineato. Ora emergono queste altre due figure, credo che peraltro tutte e due mi pare detenute in carcere per altri reati, e credo che sia importante anche la loro, diciamo, presenza fisica in un luogo delimitato per poter fare quei confronti di DNA con delle diciamo sostanze, dei reperti trovati nell'abitazione. Ecco, siamo in attesa anche, Massimiliano, di sapere quali saranno i risultati scientifici dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della polizia all'interno, soprattutto, aggiungo io, di questo appartamento di Via Fontana, nel quartiere di San Jacopino, a Firenze. Ma certo è che la situazione è abbastanza complessa. Chiederemo anche aggiornamenti in prima persona con il secondo ospite che sarà fra poco collegato con noi. Intanto, salutando di nuovo Giuseppe Alessandri, lo abbiamo chiamato e ti abbiamo chiamato, Giuseppe, per ti facciamo un po' fare il profiler di questa vicenda. Intanto, che idea ti sei fatto, professore, di questa storia? Ma la prima reazione è stata che, secondo me, con un po' più di intraprendenza, diciamo, gli inquirenti avrebbero potuto già trovare la traccia positiva nel 2015, perché le figlie dei coniugi Pascio si attivarono molto per trovare i genitori, sia chi l'ha visto, sia pubblicando nelle foto sui social. Poi c'è da dire un'altra cosa, che questa vicenda nasceva comunque in un ambito malavitoso, perché non a caso Taulant era in carcere a scontare una condanna a 4 anni per droga. Quindi ora io non dico che su tutte le persone che spariscono si debba scatenare l'Interpol, però su quel caso specifico, in considerazione appunto della mobilitazione delle congiunte, del fatto soprattutto che il figlio era in carcere, perché non dimentichiamo che loro erano venuti dall'Albania proprio per salutare il figlio che il giorno dopo sarebbe uscito dal carcere. E aggiungo, Giuseppe, a portargli anche una ingente quantità di denaro. Sì, sì, dunque, verosimilmente l'arrivo dei coniugi Pascio a Firenze dall'Albania fu dettato dal fatto che dovevano consegnare a Taulant questi 40.000 euro che evidentemente avevano avuto loro in affido in questi anni in cui il figlio era stato in carcere. Sì, una zona, scusa, prego, Giuseppe, l'intromissione, prego, ma una zona d'ombra mi sembra piuttosto importante questo arrivo di questi genitori che avrebbero addirittura portato i soldi. Mi chiedo quale potrebbe essere il movente, no, di un figlio che è appena uscito dal carcere. Peraltro, da come ce la raccontano, paiono anche buoni rapporti. O, no? Aggiungo io, verrebbe a cadere, chiedo aiuto anche a Giuseppe Alessandri, il movente dal punto di vista economico, perché se i genitori vengono a portare i soldi a Taulant, perché avrebbe partecipato o avrebbe ucciso i genitori? Cioè, se avesse voluto in qualche modo impossessarsi di denari non suoi, in realtà da quello che ho letto parrebbero denari a lui riferibili, non avrebbe senso, no? Questi genitori glieli portano dall'Albania e lui li avrebbe uccisi. E questo mi torna poco. E poi mi metto in scia di quello che ha detto Giuseppe, sempre in maniera molto lucida. Insomma, sono persone sparite nel 2015, scomparse nel 2015. Insomma, si è aspettato tanto a andare a fare controlli, a aprire un'indagine, cioè si è dovuto ritrovare le valigie dopo quasi 6 anni, non è molto semplice. Prof, sentiamo, che ne pensi? Sì, sì, sono d'accordo. Se il movente del delitto economico, il primo da escludere è sicuramente Taulant.
Il fatto del ritardo delle indagini ha portato ad arrivare 5 anni dopo ad un elemento che secondo me potrebbe essere decisivo. Una coinquilina della fidanzata di Dowland, che aveva preso in affitto questo appartamento in via Fontana proprio per farvi alloggiare i futuri suoceri, diciamo, in quei pochi giorni che si sarebbero trattenuti a Firenze, vide la persona che aveva preso in affitto l'appartamento portare fuori dei sacchetti dai quali gocciolava del sangue. Ed erano 2 giorni che ogni volta che si apriva la porta di quell'appartamento usciva un fetore terrificante che poteva essere quello che emana, insomma, la carne è andata male. Tutto questo invece di essere scoperto nel 2020 si sarebbe potuto scoprire nel 2015. Ecco, se diciamo, queste sono opinioni che noi stiamo cercando di elaborare qui in studio, se si allenta, diciamo, la posizione o potrebbe allentarsi la posizione di Taulant Pascio, c'è da capire invece il ruolo del fratello di Elona. Chiedo subito a Massimiliano e poi a Giuseppe. Sì, allora, Poi la pubblicità, attenzione, io mancano 40 non secondi. sono criminologo né indovino, però devo dire la vedo molto molto vicina a quello che ha detto il professore, cioè secondo me qui potrebbe aver agito qualcuno vicino che sapeva dell'arrivo di questi denari, di questa somma importante e aver agito in questa proprio per conseguire quella somma che questi due signori avevano portato. L'altro punto strano è che non sia mai emerso nulla. Insomma, sì, io non do mai molto credito a queste testimonianze che emergono dopo 6 anni. Insomma, ecco, questo mi lascia un pochino perplesso, questo odore, questi sacchetti. Chiaramente lì dovranno vedere le tracce, però sono veramente tempistiche poco, poco credibili. Allora, abbiamo la pubblicità, poi diamo subito la parola a Giuseppe Alessandri perché continuiamo, e lo faremo molto questa sera, ad occuparci di questo caso per sapere anche ulteriori e clamorosi sviluppi. A fra poco. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizie lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizie ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. A Giallo Toscana continuiamo a occuparci del caso dei resti umani nelle valigie in un podere di fronte al carcere di Solinciano. Stavamo cercando di capire quali potrebbero essere i ruoli di questi due nuovi indagati. Ricordiamo, uno è il fratello di Elona Calescia, che è in carcere accusata di quel duplice omicidio, l'altro è Taulant Pascio, il figlio delle vittime che vedete a tutto schermo. Questo è Taulant Pascio,
che Giovanni Testa ci propone subito in una delle foto recuperate dall'archivio di quest'uomo, e le due vittime che vediamo, eccole qua nel nostro studio. Ecco, coinvolgo di nuovo Giuseppe Alessandri, perché il discorso economico può restare abbastanza in piedi, secondo me, se si può pensare che un'altra persona, più Elona Calescia, abbia potuto compiere questo duplice omicidio, secondo l'accusa, perché la moglie dei coniugi Pascio è stata picchiata, torturata, insomma, ha veramente una morte orribile, quasi una sorta di esecuzione in presenza del marito, che forse doveva parlare, doveva cercare di raccontare agli assalitori, non so, per esempio Giuseppe, dove teneva occultato il denaro? Potrebbe essere una pista? Potrebbe essere. Comunque dall'idea che mi sono fatto io delle modalità del duplice omicidio, il primo a essere eliminato fu proprio l'uomo con un fendente alla gola. La moglie si svegliò, fu massacrata di botte e poi fu soffocata. In una prospettiva di un delitto a sfondo economico, sicuramente si andavano eliminati, perché avendo portato questi soldi dall'Albania, avendoli con sé, sicuramente erano lì con loro, insomma. Quindi chi li ha attirati in quella trappola, perché si tratta di una trappola, essendo stato l'appartamento affittato proprio per quelle due settimane in cui loro si sarebbero trattenuti a Firenze, e senza nemmeno averlo chiesto prima a loro se l'avrebbero gradito. Tutto farebbe pensare a un'ipotesi del genere. E aggiungo, prego, che mi sembra confermato da tutto quello che sta emergendo che non possa comunque aver agito una donna da sola. Perché? Perché peraltro non aveva, se non ho letto male, addirittura la patente auto, quindi non avrebbe potuto trasportare le valigie. Poi le modalità di occultamento dei cadaveri sono modalità pesanti, no? Corpi fatti a pezzi e inseriti nelle valigie ricordano un po' il delitto di quella povera ragazza che è stata fatta a pezzi vicino Roma, cioè sono modalità molto forti di occultamento, insomma molto diverse dal famoso occultamento di Rio Torto nel sacco a pelo, no? Qui è stato proprio secato sono stati tagliati a pezzi due cadaveri. E l'altro aspetto, appunto, anche sul peso, perché con Vittorio si è detto più volte, non so Giuseppe se lo condividi, sembra impossibile che una ragazza abbia, pur non avendo la patente, caricato le valigie da sola in macchina. Erano circa, insomma, anche dalla fotografia si vede due persone, ecco, abbastanza corpulente. Ecco, giusta precisazione, perché noi stiamo facendo delle ipotesi, cioè delle opinioni. Che potrebbe essere tutt'altra ragazza. Non ci sono postulati in questa vicenda. Assolutamente, cioè noi valutiamo la credibilità dell'indagine su questa ragazza, e quindi se dobbiamo dare una credibilità all'indagine su questa ragazza, poi potrebbero essere stati uccisi da tutte altre persone, dobbiamo affiancare a lei come esecutrice o mandante altre persone che l'abbiano aiutata in qualche modo. Non so Giuseppe se lo condividi questo assunto. Sì, fra l'altro il fatto che si trattasse innanzitutto di una donna, poi dalla corporatura non particolarmente robusta, era stato uno degli argomenti, o se vogliamo degli appigli, degli avvocati per dire, insomma, lei non c'entra. Io vorrei far notare che in questo fatto così orrendo c'è un particolare raccapricciato, cioè l'orrore nell'orrore, perché se il delitto è avvenuto ai primi di novembre del 2015, e la scientifica ha appurato che le valigie erano state collocate lì a Solicciano alla fine del 2018, e dove sono state per 3 anni queste valigie? Questa è una grande domanda. Agghiacciante, eh? Chi le ha custodite? Dove erano parcheggiate? Agghiacciante. E io credo, Giuseppe, che dovrà in qualche modo emergere un luogo adibito proprio a custodia, quindi un grande, perché in 5 anni e mezzo si sarebbe completamente putrefatti i resti, quindi sicuramente c'è qualcuno che li ha conservati in una grande cella frigorifera o in dei congelatori, ma enormi, insomma, grandi. Ecco, ricordiamo, perché lo stiamo vedendo dalle immagini, Giuseppe Massimiliano,
che i tecnici hanno detto con certezza che in questo podere che vedete nel nostro filmato, queste valigie non sono arrivate prima della fine del 2018. Quindi che fine hanno fatto questi due poveri corpi dal 2015 al 2018? Allora, Vittorio, scusa. Prego. Faccio io una domanda a Massimiliano. Perché secondo lui li fanno ritrovare 3 anni dopo? Perché possono aver messo le valigie lì 3 anni dopo il delitto? Ma allora, ci potrebbero essere due spiegazioni. O una mera casualità nel rinvenimento, perché magari hanno dovuto liberare il posto dove le tenevano, mi viene in mente appunto una cella frigorifera, un grandissimo congelatore all'interno di un appartamento. Oppure l'imponderabile di un nascondiglio che poteva però, risultare scomodo. Però dice giustamente Giuseppe, perché per l'appunto aspettare 3 anni, cioè uno o le metteva subito nel terreno, giusto Giuseppe, questa la valutazione giusto, che fai te. Sembra che siano state messe in quel momento magari per ancorarla a qualche data a modo di avvertimento, anche perché non sembra del tutto casuale nemmeno il luogo, al di fuori, pochi metri al di fuori del carcere, perché nelle bellissime come qualità, però terribili immagini che avete mostrato, insomma, siamo veramente, mi verrebbe a dire, alle porte del carcere, quella che si vede è la recinzione del carcere. Laddove, non ci dimentichiamo mai, era detenuto Taulant Pascio, anche perché se restano occultate questi cadaveri, questi corpi, per 3 anni, 3 anni e mezzo, è ovvio, secondo me, pensare che se si lanciano delle valigie o si occultano delle valigie in una bassa vegetazione come quel podere, e chiamo in causa Giuseppe, è possibile, probabilissimo, che prima o poi, in tempi brevi, vengano ritrovate. E quindi c'è il sospetto che le abbiano volute far ritrovare. Sono d'accordo con Giuseppe, peraltro Giuseppe, se avessero voluto eliminarle, potevano bruciarle, potevano gettarle in qualche fiume e sarebbe stato molto più difficile ritrovarle. Quindi il fatto che siano state, peraltro è un caso che siano state ritrovate dopo così tanto tempo per la vegetazione, perché probabilmente il proprietario del terreno non le ha notate, non si è recato. No, ricordiamo il proprietario del terreno che era tornato in quel podere dopo mesi di lockdown per l'emergenza coronavirus. Appunto, non era prevedibile. Io condivido quello che dice Giuseppe, che hai confermato anche te, Vittorio. Qui è un segnale, cioè volevano far ritrovare le valigie. E infatti mi fa anche pensare che sia possibile, ora io non voglio assumere la difesa di nessuno, così come in questa trasmissione non siamo soliti anticipare i processi, però potrebbe anche essere che sia opera di qualche banda che vuole invece dare un avviso al detenuto. Allora, riapriremo un attimo il caso di Solicciano, le abbiamo sempre chiamato così, con il secondo ospite in collegamento, ma approfittiamo della presenza di Giuseppe Alessandri per cambiare anche il titolo per un attimo di Giallo Toscana e proporvi il secondo caso, perché c'è un altro giallo che si sta piano piano evolvendo, di questa persona di origine toscana che attualmente si trova in carcere a Santo Domingo ed è accusata di essere stato il mandante, insieme alla compagna, dell'omicidio di un'amica della compagna stessa. Eccolo qua, lo vedete in primo piano, questa è la vittima, si chiamano Jacopo Capasso, lo avete visto, il signore inquadrato attualmente detenuto. Chiedo subito a Giuseppe Alessandri se ha seguito questo caso e che idea si è fatto. Giuseppe. Beh, intanto complimenti a Giallo Toscana che diventa internazionale. E 2 anni fa morì un altro imprenditore italiano là a Santo Domingo, ucciso a revolverate. Quindi la prima riflessione è che, insomma, sconsiglierei agli imprenditori italiani di andare a Santo Domingo in questo periodo. Ora, al di là delle battute, questo mi sembra un caso in evoluzione, no? Perché il presunto sicario, colui che si è accusato dell'omicidio, che è stato arrestato, sì, ha già cambiato versione diverse volte, insomma, e
si sarebbe fatto scoprire perché al telefono chiedeva i soldi dai mandanti, insomma, e quindi aspetterei un po' a sbilanciarmi su questo caso che è in divenire assolutamente. Ecco, qui certo, vediamo il fatto, Jacopo, che, qui vediamo, il fatto scusa, che Giuseppe, queste due donne sì. avessero avuto un agriturismo insieme, insomma, eccole qua, le vediamo in insieme, la vittima, ci fosse stata fra di loro una scusa rottura. Giuseppe, la vittima è Claudia, che è sì. Claudia Lepore, e la compagna di Capasso, che si chiama Ilaria Benati, prego. Sì, potrebbero esserci sullo sfondo anche in questo caso dei motivi di interesse per appropriarsi dei beni, insomma, della donna assassinata. Sì, quindi, io, però, tanto come faccio ripeto, finora l'assassino e non sembrerebbe molto affidabile, no, bravo, Giuseppe, quello che sta raccontando. Bravo. Sì, addirittura un assassino di professione, c'ha un soprannome, lo chiamano il Cino. Vi volevo fare due precisazioni. Jacopo Capasso da 7 anni vive a Santo Domingo, io ho detto imprenditore, comunque lui di professione fa l'immobiliarista. Sì, questa è una storia molto interessante. Devo dire, mi sembra che questa chiamata in correità che ha fatto questo, diciamo, reo confesso, perché dell'omicidio lui è reo confesso, ci siano delle ritrattazioni, cose che non tornano assolutamente, diciamo una storia molto particolare. Queste due, sia la vittima che la signora, pare che fossero state anche compagne, non solo amiche, ma proprio compagne. Addirittura ho visto che si parla di una sorta di matrimonio, diciamo in qualche modo simulato, tra le due vestite di bianco, e quindi ci deve essere un rapporto molto forte. Sì, voglio fare un'altra precisazione perché ho commesso un errore, me ne scuso, ma Jacopo e Ilaria sono amici. Amici, no? Perché lei era la compagna della esatto, vittima. Esatto, quindi voglio fare questa precisazione perché ho detto compagna, la compagna di Jacopo, ma per compagna intendevo praticamente l'amica del cuore. Assolutamente. No? Ecco. Pare che i rapporti poi fossero ritornati dopo un periodo di raffreddamento buoni, perché aveva comprato un terreno accanto, e questo appunto esecutore materiale dell'omicidio mi pare ben poco credibile. Quindi io condivido il saggio pensiero di Giuseppe di muoversi lento pede, cioè molto piano, perché insomma potrebbero emergere, anche perché c'è questo messaggio, questo SMS, che pare la cosa più forte, che ha duplici possibilità di lettura. Allora, intanto, secondo questo assassino che è stato arrestato, soprannominato il Cino, secondo lui i mandanti, cioè in particolare Ilaria Benati, voleva ereditare diciamo, i beni della ex compagna o di questa vittima, di questa donna particolare. Ringrazio Giuseppe. Giuseppe, dobbiamo volare. Grazie della tua preziosissima collaborazione. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe, troveremo anche il modo di litigare, via, qualche volta. Dai, se no i telespettatori non si divertono. Ciao. Allora, grazie e buon lavoro a Giuseppe Alessandri. Prima del break rubiamo qualche secondo, lo recuperiamo dopo. È giusto precisare, io inizialmente ho detto la fidanzata, la compagna, ma è, diciamo, l'amica del cuore. Erano vicini di casa, quindi Capasso, sono vicini di casa a Santo Domingo. Capasso e Ilaria Benati, appunto, sono due amici e sono entrambi accusati da questo killer di essere mandante di questo omicidio. Sì, ma ci sono troppe cose che non tornano. Bellissima indagine, i killer, tra l'altro, se sei stato in qualche modo incaricato, perché lui li chiama in causa come mandanti, però poi l'ha torturata, ha stuprato questa povera signora, che è l'unica vittima certa. E poi c'è questo SMS dove dice: oh, mi dai i soldi, che poi erano circa 3.000 euro, insomma, non sì, grandi cifre. Una cifra molto, molto. O mi dai questi denari o uccido anche te. E è confessorio il messaggio per l'omicidio, ma diciamo lascia spazio a più interpretazioni, perché doveva anche ricevere dei pagamenti, pare, per dei lavori. Allora, la mamma vive a Quarrata ed è disperata, ma ha ricevuto però dei messaggi dal figlio, il quale ha dichiarato la sua assoluta, non solo la sua innocenza, ma la sua assoluta estraneità ai fatti, a questo fatto. Adesso pubblicità, poi torniamo indietro di qualche passo
e ritorniamo ai resti umani ritrovati di fronte al carcere di Solicciano. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Consiac Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Ebensi, Porta Fiorentina. Dal lunedì 20 luglio. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Pancani da oltre 60 anni a Pistoia, adesso è anche a Quarrata con Pancani Arte in Luce, illuminazione e design. Showroom dove potrai trovare le migliori marche per dare alla tua casa il tocco di eleganza che si merita. Nella sede di Pistoia ti aspetta una vasta scelta di illuminazione tecnica e decorativa, reparto elettrodomestici, incasso e televisori, con consegna ed installazione a domicilio, vendita all'ingrosso e dettaglio di materiale elettrico ed il nuovo reparto di materassi. Il tutto con la qualità ed assistenza che ci contraddistingue da sempre. Pancani, l'esperienza che fa la differenza. Eccoci tornati in studio, rivediamo alle nostre spalle l'immagine di Elona Calescia, l'ex fidanzata di Thauland Pascio, che in questo momento è detenuta con accuse molto forti. Abbiamo detto in apertura degli sviluppi con questi nuovi indagati. Saluto in collegamento Skype con noi, do il bentornato a Giallo Toscana a Federico Febbo, all'avvocato Febbo. Buonasera, vedo, buonasera e grazie di aver accettato di nuovo l'invito, per il legale di Elona Calescia. Federico Febbo, che affido subito alle buone cure di Massimiliano Manzo. Ciao Federico, buonasera. Buonasera a te. Beh, allora sta succedendo ora, al netto noi sai che non siamo né innocentisti né colpevolisti in questa trasmissione, facciamo cronaca nera purtroppo. Ti dico Federico, vedo che c'è una giunta di due indagati, credo anche per un discorso di accertamenti. Parto un po' dalla tua scelta, che è stata quella, secondo me, giusta di farla avvalere per ora allo Stato, no? Anche per vedere cosa esce da questi riscontri. Ti chiedo a te se hai delle novità diciamo che possono in qualche modo interessarci e che ci puoi rivelare. Insomma. Sì, i nomi dei due indagati è dovuto al fatto che, dovendo il pubblico ministero assegnare, conferire l'incarico tecnicamente si dice per il 360, cioè per l'accertamento tecnico ripetibile che tu stesso avevi anticipato altre volte, sarebbe dovuto svolgere nei contraddittori delle parti, ha dovuto naturalmente a questo punto risvelare anche i nomi di quei indagati che fino ad oggi erano rimasti tra gli ignoti, tra i più altri del capo di imputazione, e quindi è emerso la formalizzazione della iscrizione nel registro degli indagati sia per il Pascio Thauland, l'allora convivente della signora Elona, che per il fratello della signora Elona.
Conferito, cioè l'incarico sarà conferito al 22 febbraio al consulente tecnico di parte, e da quel momento quindi inizierà il vero e proprio accertamento di natura scientifica. Quindi, prego Massimiliano. Quindi anticipo, per bloccare un attimo la curiosità, no, degli spettatori. Intanto, vabbè, giustamente l'accertamento tecnico non ripetibile e quindi non può essere rifatto. Giustamente il collega faceva riferimento al 360 e non al 359, e prevede invece gli accertamenti tecnici ripetibili, e deve coinvolgere anche gli altri indagati, perché altrimenti contro di loro non sono utilizzabili. Però ecco, credo che ci vorrà comunque del tempo, cioè il 22 febbraio viene conferito l'incarico e formulato il quesito, e poi però dovremmo aspettare, Federico me lo confermerà, che vengano appunto effettuati i riscontri. Giusto, Federico? Giusto. Direi però, Massimiliano, che la novità forse più veloce potrebbe essere che a questo punto i due coindagati, forse in particolar modo uno, sapendo ormai a questo punto formalmente di esserlo, ha facoltà di nominare un difensore fiduciario e di rendere delle dichiarazioni. Certo, assolutamente. Chiedo, Federico, questa è una domanda perché l'ho letto, ne abbiamo parlato, ma chiedo conferma a te. Quello del, diciamo, il passaggio che questi due genitori fossero arrivati dall'Albania per portare questa somma di denaro del figlio e aspettare l'uscita dalla casa circondariale dello stesso è confermato? Cioè è un dato certo o è un pourparlers o un qualcosa che non è stato in qualche modo acclarato? Perché per me è molto importante questo. È un dato che resta per ora ancorato alle dichiarazioni di alcune delle persone informate sui fatti. È evidente, Massimiliano, che traccia di questo denaro a distanza di 5 anni non si troverà mai, e non era certo denaro che eventualmente percorreva vie tracciabili. Assolutamente. Quindi, però Federico, scusa, la mia domanda, capisco anche il riserbo, volevo capire se le persone sentite lo sapevano, diciamo, perché gli era stato riferito, o sono persone che l'hanno appreso direttamente dalle due vittime, che c'era stato questo transito di denaro, ovviamente immagino in contanti, dall'Albania all'Italia. Ma entrambe le cose, sia indirettamente sia alcune, hanno riferito che i due coniugi portavano con sé delle somme di denaro contanti. E dovevano essere consegnate a Taulant. Ecco, sulla titolarità di questi denari non è stato precisato alcun punto. Ecco, perché questo va chiarito. Ecco. Si è arrivati a una valutazione concludente, cioè siccome i due signori non svolgevano attività tali da giustificare la disponibilità di somme di denaro ingenti o comunque mediamente ingenti, si è ritenuto effettivamente che fossero nella disponibilità loro per conto del figlio, però ecco, un dato probatorio più preciso non c'è. Ecco, avvocato Febbo, detto di Taulant, perché se ne parla da molto tempo, abbiamo spesso detto anche in trasmissione che essendo lui detenuto in Svizzera prima o poi avrebbe dovuto forse svelare qualcosa, o noi auspicavamo che lui raccontasse qualcosa. Le faccio una domanda che non so se può rispondere, da vecchio cronista. La presenza fra questi due indagati del fratello di Elona è una novità? Come l'ha recepita lei, avvocato, questa nuova, diciamo, apertura di indagine nei confronti del fratello di Elona? È il dato forse più sorprendente. Esatto. Non nel corso delle indagini fino ad ora svolte non era mai emerso. Però ecco, vorrei fare una precisazione che poi Massimiliano magari può precisare cogliendone il significato. Noi conosciamo oggi il nome di questi indagati, ma erano già stati iscritti da metà dicembre. Certo. Il registro di indagati. Quindi non è una nuova iscrizione dovuta a emergenze investigative successive, ma è un'iscrizione all'origine. Quindi evidentemente l'ufficio del pubblico ministero si è orientato in ordine a una certa ipotesi ricostruttiva.
fin dall'inizio. Anche se ricordo, Federico, questo per carità non sposta quello che dici te, anzi probabilmente è stato fatto proprio per tenere riservo, però se non sbaglio contestavano alla tua assistita di aver agito in concorso con persone allo stato ignote nella... Esatto. E tanto ignote però non erano nella ricostruzione che ci fai oggi. Anzi, sarebbe un nucleo molto interno. Però Massimiliano, mentre diciamo così la iscrizione dell'ex convivente in qualche maniera probabilmente era attesa un po' da tutti, certo. Si trattava solo di formalizzarla, ma in quei più altri ignoti si poteva immaginare che ci fosse lui. La figura del fratello obiettivamente no, né gli atti di indagine ci hanno restituito fino a questo momento alcuna identificazione della persona vista con la Elona Calescia. Anzi, se tu ricordi, si parla di due ragazze dell'immobile di Via Fontana, una figura maschile che abbia coadiuvato eventualmente la signora Elona, almeno quella fase lì di, diciamo, di movimentazione delle valigie, obiettivamente ad oggi non era mai emersa. Una domanda flash e poi un'altra. Perdonami Federico, si sa già chi difende i due, cioè il Taulant e il fratello della tua assistita? Ma l'avviso, come tu sai, reca la indicazione di un difensore d'ufficio. Dai. Il Taulant è in Svizzera e quindi ancora non ha formalizzato, almeno non ci risulta a noi che abbia formalizzato una nomina fiduciaria, mentre nulla so per ora in ordine alla posizione dei fratelli. Ecco, abbiamo anche appreso sempre dagli organi di stampa che la sua assistita fosse in stato interessante all'epoca. Questo lo confermi, cioè risulta dagli atti? Sì, è un dato che poi era già emerso, diciamo, dagli atti. Bene. Pare di Taulant, si sa, non... questo? Questo è assolutamente un dato che non è allo stato emerso. Okay. Ecco, questo secondo lei, se vuole non può rispondere, gli do atto. Potrebbe cambiare l'ipotesi di movente di questa che secondo l'accusa sarebbe stata una vera e propria mattanza all'interno di un nucleo ben definito, avvocato Febbo? Ma diciamo in questo momento il movente è totalmente, come voi sapete, non emerso, per cui certo. Ogni ipotesi francamente può alternativamente essere un movente. Anche questa però lo Stato, in assenza di elementi più precisi, francamente vale tanto quanto le altre, ecco. Obiettivamente. Ecco, degli altri diciamo, moventi che sono stati per ora ipotizzati. Quando abbiamo noi l'avvocato Federico Febbo in collegamento lo bombardiamo di domande. Infatti io... soltanto aggiungere una cosa e poi ridò la parola a Massimiliano. La sua assistita ha saputo del coinvolgimento del fratello e se sì, come ha reagito? L'ha saputo e... La reazione è stata particolarmente, diciamo, dolorosa per il fratello. Chiedo, scusa Federico, questo perché ci affascinano anche un po' i particolari macabri, ma più che altro difficili da comprendere. Chiedo a te, se diamo per vero che siano morti nel 2015, stanno indagando anche su altri luoghi dove potrebbero essere stati conservati i resti? O perché questo è il grande questo. Ci lascia molto perplessi. Che fine hanno fatto questi corpi per circa tre anni? Ci sono indagini anche su altri luoghi o si sono limitati al solito appartamento, quello oggetto degli accertamenti dei RIS dell'accertamento di cui parlavi te? No, gli accertamenti furono fatti anche nell'immobile di via del Pantano dove viveva la signora all'epoca. Esatto. Però però allo stato attuale non sappiamo se sono stati effettivamente repertati tracce utili. Ora a febbraio, quando ci sarà l'incarico, evidentemente vedremo qual è la latitudine dell'incarico conferito e se eventualmente comprenda anche luoghi ulteriori rispetto all'immobile di Via Fontana. Ecco, non sai, non è emerso un garage,
un locale dove sono andati a fare altri controlli. Hanno fatto gli accertamenti furono fatti anche nel garage di Via del Pantano. Di Via del Pantano, sì. Che era l'immobile dove abitava la Elona Calescia. E se ce lo puoi dire, c'è... Federico, se ce lo puoi dire, in questi luoghi dove sono stati trovati, per esempio, grandi congelatori, frigoriferi particolari, no, che tu sappia. No, ho nulla di che io sappia di particolare, però tu sai che qui si andava con reagenti scientifici, Luminol e altro, a cercare tracce risalenti a 5 anni fa, quindi poi effettivamente cosa abbiano individuato. Ecco, fra l'altro, ancora lo stato dato, vi posso aiutare nel mio piccolo, che in Via del Pantano, in questo anche garage, non solo nell'appartamento, si svolse una ulteriore, per un'altra situazione, perquisizione, quando furono scoperti quantitativi di stupefacenti di Thauland Pascio e non fu ritrovato niente di particolare o di sospetto riconducibile, diciamo, alla scomparsa di queste due persone. Avvocato, noi la ringraziamo molto di questo collegamento e purtroppo, dico, aggiungo io, approfitteremo ancora della sua cortesia per avere altri aggiornamenti, perché è un caso molto serio, molto importante, e come lei vede lo cerchiamo di trattare con limpidezza e onestà intellettuale e giornalistica. Bene, buona serata a tutti. Ciao Federico. Grazie. Ciao, buona serata. A Federico Febbo, legale di Elona Calescia, insomma, una situazione particolarmente ancora da, sì, e credo da elaborare. Che... Abbiamo pochi secondi, ma perché oggi abbiamo sforato, sì, tutto. Prego. È stata una puntata intensa. Credo che, insomma, per un altro po' di tempo dovremo accontentarci del silenzio, perché devo dire, da avvocato penalista, condivido la scelta di aspettare, insomma, a far rispondere, salvo non ci siano elementi pacifici, per esempio se Ilona fosse stata in un altro paese in quel periodo, magari detenuta anche lei per altri reati, avrebbero risposto, però allo Stato stanno aspettando di vedere cosa ha in mano l'accusa. Un dato è certo, noi stiamo aspettando qualche parola da parte di Thauland Pascio, cioè il figlio delle vittime, perché qualcosa ci dovrà raccontare, soprattutto lo dovrà fare agli investigatori. Linea alla regia, un po' di pubblicità, poi c'è un altro caso, quello della scomparsa di un imprenditore aretino in Albania. SB Letti e Divani ad Agliana è una vera sartoria dell'imbottito made in Toscana. Progettiamo e realizziamo totalmente ogni tipo di divano, poltrona e letto, anche da foto o disegno. La nostra capacità di veri artigiani tappezzieri ci consente di produrre direttamente dal fusto in legno ogni modello esistente, su misura e totalmente personalizzabile, con un'ampia scelta di tessuti e rivestimenti presenti nel nostro showroom ad Agliana. Sono le mani capaci di esperti artigiani a disegnare, ad assemblare, a tagliare, a cucire, a modellare e rifinire il vostro nuovo divano, poltrona o letto. E come ogni sartoria che si rispetti, ve lo facciamo provare prima della consegna per eventuali ultimi ritocchi. Tanta qualità e cura dei particolari. Voi penserete, chissà quanto mi costa. Noi siamo artigiani anche nel prezzo. Da noi tutto è su misura, specialmente la convenienza. La nostra è una vera sartoria dell'imbottito. Venite a trovarci e noi realizzeremo per voi qualsiasi modello di divano. Per capirsi, possiamo realizzare qualsiasi divano già inventato al mondo. Parola di Sandro Bongi. Venite alla SB Letti e Divani ad Agliana. Troverete professionalità, qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Giallo Toscana non finisce mai di occuparsi in questo periodo purtroppo di molti casi.
Torniamo in Albania, un legame involontario ma imprescindibile fra il caso che abbiamo trattato poco fa e questo, con la scomparsa di questo imprenditore della Val Tiberina, però di origine di Arezzo, arbitro aretino di calcio, scomparso, si chiama Davide Pecorelli. Sono stati ritrovati dei resti umani all'interno di un'auto bruciata a Pecu, vicino a Scutari, in Albania. Adesso ci sono importanti sviluppi, intanto li ascoltiamo insieme nel servizio che ci giunge dai colleghi proprio dell'Alto Tevere. Sentiamo. La polizia italiana in Albania alla ricerca di elementi utili per risolvere il caso della scomparsa di Davide Pecorelli, l'imprenditore di 45 anni che dal 6 gennaio scorso non dà notizie di sé. Si è svolto in queste ore un sopralluogo tecnico a Pucca. La polizia albanese, che indaga sul caso, si è confrontata con una delegazione composta da agenti italiani, compresi gli esperti della scientifica, che hanno raggiunto l'Albania. Nel corso di questo incontro si è svolta un'ispezione nel magazzino dove è sotto sequestro la Skoda Fabia noleggiata da Pecorelli al suo arrivo nel paese dell'Est. Gli inquirenti hanno ispezionato da vicino l'auto, ritrovata completamente bruciata, che è stata trasferita alla stazione di polizia di Pucca a disposizione delle autorità. La vettura era stata ritrovata avvolta dalle fiamme tra il 7 e l'8 di gennaio in una strada impervia. Al suo interno l'orologio, il cellulare di Pecorelli e alcuni frammenti ossei sui quali è ora in corso l'esame del DNA. Dopo il sopralluogo tecnico si è svolto un ulteriore incontro tra le due delegazioni per confrontare i vari elementi. Da settembre a gennaio Pecorelli era stato in Albania per 5 volte, 4 nel 2020 e una nel 2021, l'ultima il 3 gennaio attraverso l'aeroporto di Rinas. Il 4 di gennaio si era recato a Scutari e la sera a Pucca per tornare all'hotel che aveva prenotato per 3 notti. Poi la scomparsa, ancora avvolta nel mistero. Allora, le notizie sono queste, ve le do in 20 secondi, poi lo commentiamo con Massimiliano. Intanto gli investigatori anche italiani sarebbero a colloquio con alcune persone nei pressi di Scutari. In secondo luogo spunta un'ipotesi suicidio, e sentiamo un po' che cosa, se è credibile questa ipotesi. La terza è che il Pecorelli si sarebbe messo in contatto con un amico intorno al 10 di gennaio dicendo che stava rientrando in Italia. Poi più niente. E poi sono scomparsi, Massimiliano, questi resti umani di cui non abbiamo ancora la certezza totale che sono di Davide Pecorelli all'interno dell'auto bruciata. Beh, questo, allora, partiamo, diamo un po' d'ordine. Credo che la pista, l'ipotesi del suicidio sia poco credibile per come è stata ritrovata l'autovettura, perché insomma... chi si suicida poi non è che può dar fuoco alla macchina, e quindi non ci vedo un collegamento, salvo la macchina non abbia preso fuoco per altre ragioni, ma ora sinceramente la vedo un'ipotesi veramente rara. Se la persona all'interno della macchina è la persona che dà più notizie di sé, e quindi è molto probabile purtroppo che i resti appartengano all'imprenditore aretino, beh, io credo che di suicidio si possa parlare solo se si vuole proprio in qualche modo chiudere velocemente la vicenda. E bene ha fatto la polizia italiana a recarsi all'estero per vedere di vederci chiaro, per cercare di dare una spiegazione a questo che per me rimane un omicidio, perché insomma, ripeto, la macchina che continuava a bruciare si è vista anche nei servizi in quel modo. Per appiccare, diciamo, l'incendio, una persona deve essere in vita, non è che può appiccarlo post mortem, insomma, e non sarebbe una modalità, cioè darsi fuoco all'interno della macchina, insomma, veramente la vedo una modalità rara di suicidio. Non ho mai sentito dire che uno si dia fuoco all'interno della macchina. Poi avrebbero dovuto trovare una tanica di benzina, avrebbero dovuto trovare qualcosa che può giustificare una modalità suicidiaria così drammatica, insomma. Intanto è stato prelevato il DNA dal fratello di Davide Pecorelli per compararlo con i resti ritrovati all'interno dell'auto. Quindi anch'io sono abbastanza scettico, se possiamo usare questo termine, sull'ipotesi suicidio, perché insomma è una situazione un po' complicata. In più stanno emergendo anche svariate
svariati viaggi anche via nave, via aereo negli ultimi giorni molto frequenti, e fanno pensare a tutta una serie di rapporti su cui secondo me gli inquirenti faranno bene a puntare la loro attenzione per capire appunto se c'erano dei passaggi che possano in qualche modo giustificare una vendetta o un'estorsione finita male o qualunque altra vicenda che possa essere collegata a una criminalità organizzata. Lì siamo in una zona un po' particolare. L'abbiamo visto nelle immagini, montagna, anche nelle puntate precedenti. Sì. Insomma, quindi ci potrebbero essere anche dei profili, quindi sarà importante indagare anche su eventuali messaggi minatori ricevuti dall'imprenditore, su le persone con cui aveva rapporti appunto di lavoro, chiedere notizie anche alla compagna, mi pare albanese, dell'imprenditore stesso, se sa di minacce ricevute, se lui si è confidato prima di scomparire. Insomma, ecco, queste sono le piste importanti. Direi l'ipotesi di suicidio, salvo che appunto non trovino riscontro, mi sembrano veramente peregrine ad oggi. Un dato certo, mi pare tu sarai d'accordo con me, accogliamo e plaudiamo anche all'iniziativa degli investigatori italiani, che mi sembra si siano attivati in maniera forte su questo caso. No? Assolutamente, è fondamentale che si ottenga insomma chiarezza e giustizia per questa persona, e quindi bene hanno fatto a recarsi all'estero e a partecipare. Con una zona, come tu dicevi, difficile. No? Difficile, assolutamente. E delle modalità particolari e strane di ritrovamento. Ecco, suicidio di solito si buttano una scarpata, si possono sparare una pistola, avvelenamento a sostanze benefiche, ma sinceramente queste sono modalità strane. Allora, noi continueremo ovviamente con Massimiliano Manzo, anche con Filippo Bellagamba, a occuparci di questi casi. Facciamo spesso fatica, purtroppo, aggiungo io, in queste settimane a seguire tutti i casi, perché la Toscana ci ha consegnato dei brutti fatti di sangue e che noi spesso siamo costretti anche con cinico giornalismo, aggiungo io il cinico perché purtroppo dobbiamo raccontarlo, a occuparci di queste cose. Grazie a Massimiliano Manzo. Grazie a te Vittorio, grazie a tutti voi, buona serata. Grazie avvocato, grazie a voi che ci avete seguito, e Giallo Toscana si aggiorna insieme a voi alla prossima settimana.